L'attivazione e il passaggio del treno sulla nuova linea storica Montebello-Montecchio si conclude quella che è nota come la macrofase A. Questa prima fase ha visto la costruzione partendo dal cosiddetto greenfield, quindi dal campo base, fino all'armamento. La macrofase A è l'insieme di tutte quelle attività all'interno del più ampio progetto di realizzazione della nuova linea ferroviaria Verona-Padova, che ha consentito di deviare il traffico ferroviario sul nuovo tracciato per permettere successivamente la realizzazione della nuova linea alta velocità. La linea alta velocità, alta capacità futura sorgerà sulla vecchia piattaforma della linea storica. Quindi per far sì che potessimo iniziare le lavorazioni di costruzione della linea alta velocità abbiamo dovuto deviare il tracciato dalla vecchia posizione spostandolo verso nord, questo in due punti, il primo a Verona Est, 600 metri, e il secondo a Montebello Vicentino per 6 km circa. La macrofase A ha visto la realizzazione di tutte quelle opere propedeutiche appunto al passaggio del treno. Nello specifico i passaggi che abbiamo seguito sono stati i pali di fondazione, quindi fondazioni speciali sia per viadotto che per muri di sostegno, muri di mitigazione o opere provvisionali come micropali. È stato necessario realizzare una paratia di micropali in quanto siamo andati ad intaccare il rilevato ferroviario esistente per realizzare la nuova sede della linea storica. Abbiamo iniziato con i movimenti terra per creare lo spazio necessario alla costruzione delle opere civili e successivamente siamo andati a costruire il rilevato stesso fino ad arrivare alla piattaforma finita per l'armamento ferroviario. Sono stati realizzati anche degli attraversamenti idraulici e dei sottopassi carrabili e ciclopedonali per permettere il corretto funzionamento della viabilità locale. Ne sono stati realizzati 6 e tutti quanti a spinta. È stata costruita una parte sotto la futura linea e una parte sotto la vecchia, facendo sboccare il nuovo manufatto sotto il vecchio rilevato della linea storica. Sono stati poi realizzati una serie di muri di mitigazione e muri antisvio. Sono state posate tutta una serie di opere accessorie come canalizzazioni idrauliche, canalizzazione di cavi elettrici e abbiamo realizzato un cavalcaferrovia nella città di Montecchio Maggiore. È stato un cantiere di notevole difficoltà in quanto non attraversabile, è un viadotto di 8 campate con una campata centrale da 40 metri che supera la ferrovia in esercizio. La macrofase A ha visto la realizzazione di un viadotto ferroviario a campate miste, acciaio calcestruzzo. Il viadotto è un'opera fondamentale, definita V10 e suddivisa in due sottoVBS, V10A e V10B. Il V10B sono 25 campate, di cui 24 a cassoncino e una sola con travi incorporate da 22 metri. Il V10A è costituito da 3 campate, di cui una è un ponte ad arco da 78 metri. Qui a Montebello Vicentino è stato varato per la prima volta in Italia a spinta attraversando il fiume Qua. Infine, a completamento dell'opera, è stato realizzato quello che è l'armamento ferroviario, ovvero la realizzazione del binario vero e proprio, ballast, traverse e rotaie. Sono 6 km doppio binario, quindi 12 km in totale, una parte in rilevato, una parte in viadotto e in più una parte anche in gallerie. Dopo tanti sacrifici e tanto lavoro da parte di tutti, abbiamo raggiunto l'obiettivo secondo quelle che erano le tempistiche previste da programma lavori. Non ci siamo fermati e stiamo continuando con la demolizione del vecchio tracciato della linea storica per lasciar posto alla costruzione della nuova linea dell'alta velocità.